Ben ritrovati, secondo appuntamento della nuova serie di Zona Sport, ogni giovedì alle 21, replica venerdì pomeriggio intorno alle 16.15, 16.30, naturalmente sul canale 17 del Digitale Terrestre in Abruzzo e in Molise. Ci potete seguire però in diretta streaming sul nostro canale YouTube che si chiama Teleregione Canale 17 e sul nostro sito teleregionetv.it. Puntata interamente dedicata al calcio. Ringrazio la regia, in particolare Luigi Putalivo. Vi presento subito gli ospiti. Ringrazio Mario Colalillo, direttore generale del Campobasso Football Club. Grazie Mario. Grazie a voi. Buonasera, per l'invito. Grazie. Buonasera. Grazie Lino Camarchioli, broker assicurativo, grande tifoso rossoblù. Grazie Lino. Salve, grazie per l'invito. Ringrazio e bentornato a Luca Cappelletti, attaccante, difensore, centrocampista del Baranello in promozione. Tutto fare, buonasera. Grazie, grazie. Ringrazio il Puma Matteo Monti, ex calciatore, anche ex giocatore Mario Rossoblu e non solo. Grazie Matteo. Grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie, ovviamente intervenite nella discussione anche se non ve lo chiedo io. Allora Mario, intanto è arrivata la prima vittoria in Lega Pro per questa nuova società e anche per mister Braglia, una vittoria meritata con il più classico dei risultati, 2-0, e una vittoria che credo darà anche fiducia alla squadra perché oggettivamente insomma non meritava la sconfitta nella prima di campionato. Sì, una vittoria che sentivamo nell'aria e che è finalmente arrivata all'esordio in casa contro il Legnago. Vedevamo che la squadra era in crescita dopo il precampionato, la partita di Coppa Italia a Giugliano, in particolare l'esordio esterno ad Arezzo, dove nonostante avessimo giocato in 10 contro 11 per due terzi di gara, il Campobasso si era saputo far rispettare. È una vittoria che è il coronamento di tutto quello che è stato il lavoro delle settimane precedenti e in particolare degli ultimi giorni che hanno preceduto questa partita, da fiducia, da morale, da consapevolezza dei mezzi di questa squadra. È normale però che già da sabato sera si pensa alla sfida di domenica contro la Pianese su un campo difficile, una squadra che nonostante abbia un solo punto ha dimostrato di poter dare filo da torcere a due corazzate come il Perugia e l'Ascoli, quindi sappiamo che ci attenderà un duro compito, vogliamo ritornare a casa con un risultato per dare continuità alla vittoria di sabato e dimostrare che questo Campobasso può fare bene in un campionato difficile come la Serie C Girone B. Anticipo che nella seconda parte avremo in collegamento Skype Leonardo Brenci, ex Campobasso, molto amato Mario ancora dai tifosi del Lupo, attualmente allenatore della Primavera della formazione toscana. Prima di passare a Lino, ecco Mario, grande euforia anche da parte di Matt Rizzetta, Nicola Cirincione e di tutti gli altri partners che erano presenti a Campobasso per la prima casalinga. La loro presenza è stata sicuramente un'arma in più, uno stimolo in più in questi giorni. Siamo contenti che siano ritornati poi lunedì negli Stati Uniti soddisfatti per come sono andate le cose, perché è stata una vittoria un po' di tutti, non solo della squadra sul campo ma anche del pubblico sugli spalti. A livello organizzativo è andato tutto bene, a livello societario la loro presenza ci ha aiutato a completare alcune operazioni non solo di mercato, quindi tutto ha funzionato al meglio e siamo contenti di questo. Però ripeto, ora dobbiamo guardare avanti. Sì, tra un po' vedremo anche un po' di immagini sia di Arezzo Campobasso che di Campobasso Legnago Salus e scorreranno anche delle notizie che riguardano non solo il calcio, e per questo voglio ringraziare il collega Vincenzo Ciccone che ogni giovedì cura queste 10-12 notizie che scorrono durante il corso di questo programma settimanale. Lino, che dire, contento di questa prima vittoria in campionato del Lupo? Per carità, insomma, riuscirebbe abbastanza difficile rimanere scontenti dopo una vittoria. Eravamo partiti insomma un po' col freno a mano tirato durante le amichevoli precampionato, la partita, come giustamente diceva il direttore di Giugliano, ma comunque in cuor nostro avevamo forte l'idea che il Campobasso che avremmo poi visto in campionato sarebbe stato un altro. Certo, insomma, dobbiamo tenere nel giusto conto che eravamo ad agosto, adesso siamo agli inizi
di settembre c'è ancora da lavorare un po', bisogna affinare insomma un po' le geometrie in campo, c'è qualcosa che bisogna sistemare, però insomma sono contento soprattutto per l'entusiasmo che c'è intorno alla squadra, che c'è allo stadio, che si incontra durante la settimana un po' dappertutto in Molise, per cui insomma siamo molto contenti. Quasi 5.000 spettatori, Lino, all'Avicor Molinari Stadium. Sì, questa è la dimostrazione che quando poi la società lavora bene, lavora con criterio e non lo fa soltanto con le chiacchiere, poi insomma la piazza risponde. Campobasso, qui ci mancano tante cose, ma non ci manca l'entusiasmo per il calcio ed è bello vedere ragazzi meno giovani, persone, io ho accanto a me insomma in tribuna persone che hanno anche un'età abbastanza avanzata e vengono allo stadio con entusiasmo, sono venuti anche l'anno scorso anche in giornate dove il tempo non era clemente, per cui dobbiamo lavorare tutti, la società per prima, affinché questo entusiasmo rimanga, che addirittura si possa anche incrementare, perché vedere 5.000 persone allo stadio è una bella cosa, un bel colpo d'occhio soprattutto per i calciatori. Io immagino che molti di quelli che adesso indossano la casacca del Campobasso non sempre hanno visto una curva del genere. Allora, Luca, intanto salutiamo gli amici del Bar dello Sport che ci stanno vedendo e poi parleremo anche di un evento che ci sarà sabato con Matteo. La Serie C è una categoria insomma ben diversa dalla D e quindi si nota anche in campo. Vabbè, sì, diciamo per questo esistono le categorie, a partire da quelli minori a finire proprio la Serie A. È tutto un altro ritmo, tutta un'altra mentalità, ovviamente i giocatori sanno che si trovano nel professionismo e di conseguenza devono ovviamente rispettare delle regole. Lì sei un'impresa, sei un'azienda, quindi di conseguenza sei un dipendente di questa azienda e devi rispettare ovviamente tutto ciò che ti dice, tra virgolette, il tuo datore di lavoro. Quindi sono contento per il Campobasso che ha un progetto sicuramente a lungo termine, perché ovviamente la società, si sa, sta spendendo soldi in una piazza soprattutto dove ad oggi quello che tra virgolette manca è forse un po' l'aiuto economico da parte di alcune aziende che potrebbero fare, tra virgolette, far fare diciamo il salto di qualità al Campobasso. Ma io sono fiducioso, sono stato sabato a vedere la partita, c'è molto entusiasmo, soprattutto vedere tante famiglie con tanti bambini a vedere la partita è una cosa bellissima. Quindi un complimento va al direttore generale Mario, che sta sicuramente lavorando non bene ma di più, ma soprattutto anche la società che sta facendo tanti sacrifici, e mi auguro veramente che quest'anno Campobasso faccia un campionato di vertice, ok? E mi auguro ovviamente che per Campobasso da mo' ovviamente a 2-3 anni di tornare dopo tanti tanti anni in Serie B. Matteo, che dire? No, mi collego alle parole di Luca. Il lavoro è sotto gli occhi di tutti, quindi si è ricreato entusiasmo, la società ha messo a disposizione tutto quello che c'era bisogno e sappiamo che poi a Campobasso il calcio è sotto gli occhi di tutti. Ecco, io ho avuto l'onore di giocarci, quindi so quando poi si crea entusiasmo quello che può succedere dentro al campo, perché poi parliamoci chiaro, il calcio è fatto di emozioni e penso che delle curve così in Serie C, ma anche l'anno scorso in Serie D, se ne vedono poche. E quindi sono come sempre il primo tifoso, ma sono contento che si dà continuità a un progetto e faccio i complimenti anche io a Mario. E spero che il Campobasso, ecco, dia continuità con il campionato e si levano belle soddisfazioni sia la società, soprattutto la squadra, e anche per tutti i tifosi, perché se lo meritano. Credo poi che sicuramente il campionato, la categoria in più, sicuramente
si fa sentire, però io ho avuto l'occasione di vedere due partite e ho visto una bella squadra viva, una squadra organizzata che ha un'identità di gioco anche in salute, e sicuramente l'allenatore non è l'ultimo arrivato, quindi ci sono tutti gli ingredienti per far bene. Ecco, tra un po' vedremo il servizio di Franco De Santis, che ricorda anche quello che è successo durante Kelly and Mark, grande show con Kelly Ripa e Mark Consuelos, che era presente insieme alla figlia Lola sabato, e tra un po' la mandiamo in onda. Mario, soddisfatti degli abbonamenti fin qui sottoscritti? Al momento è stata più che raddoppiata la quota dello scorso anno, quindi sicuramente è un risultato che soddisfa. La campagna abbonamenti è ancora aperta, quindi si può fare sicuramente meglio. Recepiamo anche quelli che sono stati gli appelli del nostro presidente Matt Rizzetta, che è un ambizioso e vorrebbe vedere sempre di più. C'è da dire che sabato c'era una cornice di pubblico importante, come hanno sottolineato anche... La seconda del girone, come hanno sottolineato anche altri ospiti, c'erano tante famiglie allo stadio, e quello è un obiettivo che questa società si ripropone, cioè quello di vedere lo stadio sempre più pieno, come già è avvenuto lo scorso anno, non ultimo la gara contro il Termoli, che è stata quella di congedo del campionato di Serie D. Al momento c'è questo entusiasmo che vogliamo preservare, vogliamo conservare e vogliamo alimentare sempre più, per dimostrare che il Molise vuole dire la propria nel calcio. Sicuramente la spinta della gente, che oggi si inizia a sentire forte, può essere un'arma in più per far sentire anche alla squadra quello che è il senso di appartenenza di questa regione verso i colori rosso-blu. Allora, vediamo il servizio del collega Franco De Santis, che è andato in onda anche durante le edizioni del nostro TG Sportivo, e poi torniamo in studio. Aperta la prevendita dei biglietti in vista della trasferta di Piancastagnaio in provincia di Siena, dove il Campobasso affronterà domenica alle 16:15 la Pianese. Sono 645 italiani messi a disposizione dei tifosi rossoblù, previsti in almeno 150-200 unità. L'obiettivo è proseguire sulla strada intrapresa sabato scorso, ovvero quella della vittoria, che ha permesso di intascare i primi 3 punti della stagione contro il Legnago Salus. Intanto prosegue il grandissimo lavoro di promozione oltreoceano da parte dell'attore Mark Consuelos, partner del Campobasso di Rizzetta. Campobasso Wolves in their first home game. Campobasso! Hey, you guys have the merch. Thank you so much for supporting the team. Molise Basso. The new mayor of Campobasso. Incredible. Yes, Mayor Forte. Mayor Forte. And she gave... So we gave her a jersey. We gave her a jersey. And here's the thing. Signora Sindica, the thing is that we have 2 players with the last name Forte, so we just stole one of their jerseys. Nel corso del suo talk, che conduce assieme alla moglie Kelly Ripa, ha parlato ampiamente dei lupi e della sua visita nel capoluogo assieme alla figlia Lola e ai vertici societari. Oh, and gave it to her. Yeah, we gave it to her. Yes. And she loved it. And so we're, and I brought my good luck charm. Lola Consuelos. Oh. Yeah. Lola Consuelos. We signed a player, Lorenzo Di Stefano. Yes. Hours before the game. So anyway, we had trouble scoring. Our strikers were, you know, they haven't played together. So we get this guy. He comes down from Serie B to play with us in Serie C. He gets into the game. He got him cleared. He gets into the game in the second half. And in 26 seconds, he scores our first goal. Wow. Money well spent. Yeah, and then Lola and I were celebrating. There we go. Of Campobasso are amazing. They came out. I think we almost had 5,000 people out there. Wow. You know, for our first game. I think we have, and we got to say hi to them. And they're really, it's a religion there. I'm it's just so amazing. Proud. Amazing. I'm so proud of you. Well, I'm proud of you too. You really, I do not. Bella l'ultima immagine, Mario, con Mark e Matt sotto la curva nord. Tanti gli applausi per tutti, insomma. I partner anche di Matt, no? Sì, abbiamo visto delle immagini importanti, no? Perché Campobasso e il Molise stanno avendo una visibilità incredibile anche oltreoceano, e questo per noi fa tanto, perché può far conoscere diciamo la nostra regione, può far conoscere anche il nostro modo di fare calcio, può far appassionare
e il lavoro che stanno svolgendo oltreoceano i membri del nostro gruppo proprietario è incredibile, no? Perché se pensiamo che una delle regioni più piccole d'Italia addirittura riesce a far appassionare il pubblico americano, che è composto anche da magari molisani di seconda, di terza generazione, ma anche da americani stessi che stanno iniziando a conoscere il nome di Campobasso e che lo conosceranno ulteriormente, perché ci sono tante altre iniziative in cantiere, alcune anche dirompenti, che magari conosceremo nei prossimi mesi e che porteranno, mi piace questa, e che porteranno tanto interesse intorno a Campobasso e ci daranno la forza e anche le risorse per provare a fare sempre meglio. Perciò dico che da parte della nostra proprietà c'è un programma, un progetto molto molto ambizioso. Prima di tornare agli altri ospiti, Mario, ti ho chiesto se siete soddisfatti della campagna abbonamenti, ma prosegue, quindi sì, diamo un input anche a coloro che ancora non hanno sottoscritto l'abbonamento. Soddisfatti della risposta degli sponsor? Sì, c'è stato un buon lavoro che era iniziato già nella scorsa stagione, quando comunque la maggior parte delle aziende più importanti di questo territorio avevano detto sì al progetto Campobasso. Se ne sono avvicinate altre, alcune che già c'erano hanno deciso anche di aumentare quelli che sono gli investimenti. Anche qui si può fare sempre di più, però i segnali, il trend è quello che va in una direzione positiva per il Campobasso, e quindi con quello che la nostra proprietà riesce a portare dall'America, da tutto il mondo, e quello che Campobasso e il Molise piano piano stanno iniziando a dare, unendo le forze si può ben sperare. Certo, intanto chiedo a Luigi se ci fa vedere qualche immagine anche di sabato contro il Legnago Salus. Lino, la squadra rosso-blu è già stata a Piancastagnaio, in provincia di Siena, ma nella pool scudetto. Sarà un po' diversa la gara di domenica, che ricordo si giocherà, correggimi Mario se sbaglio, alle 16:15 e che verrà trasmessa poi alle 21:30 domenica sera in esclusiva, gara integrale su Teleregione Canale 17 in Abruzzo e in Molise, e verrà riproposta il giorno successivo alle 15 e alle 21 di sera. Ma la partita che andremo ad affrontare non sarà, come poi capita ogni sabato, domenica o addirittura lunedì, sempre così, nel senso che ogni partita è a sé stante. In questo caso andiamo a giocare con una squadra che è neopromossa come il Campobasso, ma che ha giocato la prima partita in casa contro il Perugia, come stava dicendo appunto Mario. Campolesco 3-3. E vinceva 3-0. Esatto. Però. Non poi... solo, ma hanno sbagliato un rigore al 98esimo contro una squadra che ha un peso economico di gran lunga superiore. E ad Ascoli, la settimana scorsa, hanno perso per 1-0. Settimana, lunedì. Cioè lunedì? Sì. Dicevo la partita scorsa, hanno perso 1-0. Ma guarda, ma... gara strana, l'Ascoli è passato in vantaggio dopo un minuto. Sì, agli inizi proprio. E così è rimasta la partita. Io ho sentito un po' anche per capire insomma con quale squadra andavamo a giocare la prossima partita, e al di là di vedere gli highlights ho letto un po' di commenti da parte di giornalisti, sia insomma ascolani, sia di giornalisti che venivano, insomma, che accompagnavano la squadra toscana, la squadra ospite, e devo dire che hanno fatto bella figura contro l'Ascoli, che è una delle squadre che in qualche maniera dovrebbe essere una di quelle deputate a salire in Serie B. Per cui andremo a giocare contro una squadra abbastanza strana. Io credo che noi il potenziale per far bene ce lo abbiamo. Io confido molto nel nostro allenatore, ma per una questione non solo, come dire, tattica o che riguarda gli schemi di gioco, il rapporto con i giocatori, è che c'ha 70 anni, ha esperienza da vendere, e non siamo certo noi quelli che dobbiamo insegnare a mister Braglia ciò che insomma bisogna mettere in campo. Per cui c'è l'entusiasmo di cui parlavamo prima e c'è tanta fiducia in questa squadra e soprattutto nel mister. Luca, tu giochi a calcio, impegnato anche quest'anno col Baranello, poi parleremo un attimo anche
della Serie D e dei campionati di eccellenza e promozione, anche se qualcosa prima è apparso anche nelle notizie che scorrono. Cosa vuol dire per un attaccante entrare da poco arrivato a Campobasso, e parlo di Di Stefano, e dopo pochi secondi segnare un gol importantissimo? Ma guarda, lì prima di tutto entra in gioco l'emozione, perché sei arrivato da una stagione fatta in Serie B, se non erro a Modena, giusto? Quindi hai giocato lì a Modena, e scendi di categoria per rimetterti in gioco, quindi sei arrivato in una piazza importante come Campobasso, una piazza giovane che ovviamente di calcio ovviamente ne sa, in quanto ha avuto esperienza ovviamente in campionati anche più prestigevoli tanti anni fa come in Serie B, però io da attaccante penso che non è mai facile entrare a partire in corso, soprattutto sullo 0-0, e sbloccarla così. Lì lui ci ha messo la rabbia, si è vista tanta rabbia nell'andare a pressare l'esterno e poi prendere direttamente il portiere in controtempo, e ha piazzato la palla lì dove lui non poteva assolutamente arrivare, quindi è stato molto bravo. Era anche in dubbio una punizione, però penso che lì l'arbitro ha visto che ha preso direttamente la palla. Purtroppo ormai ogni arbitro ha il suo grado di giudizio, ma in questo caso qui il gol se l'è meritato tutto, e ha avuto veramente tanto coraggio, e soprattutto penso che è stata anche una grandissima liberazione, e penso che Di Stefano farà benissimo a Campobasso. Speriamo, dai, che dire Matteo? Quanto riguarda la prossima partita, le partite saranno difficili, veramente ci vorrà tanta grinta, tanta attenzione su tutte le zone del campo, e penso con la mentalità che si è vista sia ad Arezzo che la scorsa, il Campobasso può dire la sua. Però, come ti ripeto, è talmente un campionato difficile che in ogni campo dove vai si vedrà anche con le passare delle giornate che ci saranno anche dei risultati strani. Quindi è un campionato secondo me difficile, e che ci saranno anche dei risultati che magari non ti aspetti. Ho chiesto a voi di togliere la suoneria e l'ho dimenticata accesa io. Allora, se la regia ci mostra una locandina, ci racconti un po' quello che sarà il programma di sabato, secondo allora, sabato secondo appuntamento, c'è il secondo sport party. Sport party, eccolo qua, sì. C'è il secondo sport party, che siamo partiti l'anno scorso e con gli amici tanto cari e la famiglia di Simone, Cristian e Michele, e abbiamo creato questo evento che è un evento che raccoglie, l'anno scorso c'era solo padel e beach, quest'anno abbiamo messo il terzo sport, e è un evento che l'anno scorso ha raccolto tantissima gente, tantissimi amici e tantissime famiglie, quindi è una giornata di sport, soprattutto di aggregazione, e quest'anno l'abbiamo riproposto, e vorrei ringraziare personalmente da parte mia, anche di Cristian, di Michele e tutta la famiglia di Simone, la Baita che ci dà la disponibilità, la collaborazione di fare questi eventi, e li ringraziamo personalmente, e ringraziamo poi tutti gli sponsor che ci hanno dato fiducia e continuano a darci fiducia anche quest'anno, perché sappiamo bene che dare dei contributi in questo momento non è manco facile, quindi li ringraziamo di vero cuore, e spero che sia una bella serata. Noi lo facciamo principalmente per creare qualcosa di bello, qualcosa per stare insieme, e ti ripeto, nel segno dello sport, nel segno dell'amicizia, e quest'anno ci sarà anche un altro stand con degli argentini che faranno un piatto tipico loro, l'impanada, e quindi sarà un momento anche di aggregazione anche con altre realtà, e questo ci fa enormemente piacere. E come ti ripeto,
ci auguriamo che la gente stia bene, cerchiamo sempre di migliorarci e poi vedere gli amici, vedere tanta gente che viene, soprattutto bambini e famiglie, questa è la cosa più bella. Che ora inizia? Allora, l'evento inizierà sabato dalle 17 fino alla sera, quindi vi aspettiamo tutti e grazie ancora a tutti per la fiducia data. Bene, bene, se non sbaglio ho intravisto anche qualche sponsor che collabora con il Campobasso, che supporta il progetto Rosso-Blu. Dovrebbe esserci anche un banchetto, mi sembra, di Levigas. Sì, Levigas, Levigas metterà un banchetto sopra per quanto riguarda la struttura, e ci ha dato una grossa mano, quindi ringrazio anche loro personalmente, ma il ringraziamento è da parte di tutti gli sponsor, perché, ti ripeto, dare fiducia in queste manifestazioni vuol dire tanto, quindi certo. Li ringraziamo noi personalmente e, ti ripeto, spero che sia una bella serata e che la gente si diverta. E poi molti non sanno, Mario, cosa c'è dietro nell'organizzare un evento, no? E a proposito di questo ti voglio chiedere, si è passati dalla D al professionismo, il vostro impegno è, non credo, raddoppiato, ma di più. A parte che è cambiata anche un po' l'organizzazione, ci sono anche diverse figure, salutiamo nuovo addetto stampa Cristina Nilo, c'è un ruolo diverso per Giacomo Reale, ma in generale, Mario, insomma, gli impegni sono aumentati. Gli impegni sono aumentati, però abbiamo cercato di farci trovare pronti. Vorrei partire dalle parole che sono state molto gradite di Piero Braglia nella conferenza stampa dopo la partita contro il Legnago, che ha detto in maniera entusiasta: io vengo qui la mattina e trovo tante persone che lavorano per il Campobasso, che corrono da una parte all'altra. In effetti è vero, perché tutto quello che riusciamo a realizzare è perché c'è una squadra al di fuori del campo di gente che vive per il Campobasso, che mette cuore per il Campobasso, impegno e qualsiasi forza abbia a disposizione. Abbiamo accentrato tante attività nell'area di Selvapiana, abbiamo sistemato la sede, lavoriamo in più di 15 persone ogni giorno lì, abbiamo allestito un centro di fisioterapia interno, abbiamo sistemato la sala stampa, adesso ci stiamo anche attrezzando per le stampe, per la produzione di materiale che poi verrà rivenduto nello store. Abbiamo tante attività e per fortuna c'è tutta gente appassionata, gente che lo fa prima per il Campobasso e poi perché è il proprio posto di lavoro, e questa sicuramente è un'arma in più, quindi mi fa piacere che ci sia stata questa domanda, affinché io possa anche ringraziare tutte le persone che ogni giorno fanno sì che il Campobasso dia sempre un'immagine di efficienza e possa continuare avanti con questo progetto, perché sono davvero tante. Lo hai detto tu, Mario, Lino non è solo un lavoro, c'è la passione, il tifo che non guasta, ma c'è poi proprio una carica che secondo me è anche la proprietà che dà a chi lavora e a chi collabora con loro. Una cosa su Braglia, Lino, Mario ricordava le parole di Piero Braglia dopo la partita con Legnago, dell'intervista che ho fatto al mister parlando di Lorenzo Di Stefano, lui ha detto, ho chiesto a Lorenzo quanti minuti aveva nelle gambe, lui mi ha detto una ventina, è per questo che l'ho messo dopo, perché a me non piace far fare brutte figure ai miei calciatori, ecco, mi è piaciuta quella frase. Sì, vabbè, ma da persona esperta, da oltre che da allenatore, da buon padre di famiglia che deve conoscere, sapere bene e poi avere anche feedback da parte dei suoi ragazzi per far sì che, come dire, non ci siano delle situazioni dove magari qualche brutta figura può venire fuori, per cui se in maniera preventiva si può evitare questo, ma insomma, ripeto, stiamo parlando di un mister che ha un'esperienza lunghissima, cioè tra il calcio giocato e quello fatto in panchina, insomma, siamo oltre i 50 anni di esperienza, per cui, ma io volevo riallacciarmi a quello
all'argomento di cui parlava poc'anzi Mario, cioè vale a dire dal lavoro e da quello che noi vediamo, perché poi tutto questo grande impegno fatto da una squadra che non è soltanto quella che scende in campo, ma soprattutto di quelli che stanno poi dietro le quinte, che magari si vedono meno, che insomma non fanno le interviste, che non vengono rincorsi dai giornalisti. E questa cosa qui è, come dire, non è tanto encomiabile, perché poi alla fine ognuno fa il proprio mestiere. Luca prima diceva, quando si va nel professionismo, ma anche stando in Serie D, si fa parte di un'azienda e chi è un dipendente di un'azienda lavora per farlo. Però poi quando percepisci, oltre alle capacità, l'amore per ciò che si fa, quello viene fuori, Mario. Cioè noi lo vediamo, cioè lo respiriamo quando passiamo, come dire, davanti all'ospitale, davanti. Però, fatta, come dire, questa parentesi di questioni positive, colgo l'occasione per dirne tre di cose negative, e mi auguro che questa, come dire, occasione sia proficua affinché queste cose poi possano essere risolte, questi problemi. Insomma, ne dico tre, e l'elenco che faccio non è per ordine di importanza. Il primo, mi auguro che quanto prima il Comune riesca a risolvere quel annoso problema delle griglie, che è veramente una roba assai triste, ma soprattutto per un fatto, perché incubo in tribuna, alla fine, insomma, voglio dire, lascia il tempo che trova, anche se pure lì si potrebbe, insomma, vedere la partita un po' meglio per alcuni che si devono mettere negli angoli, perché quei posti purtroppo sono occupati dalle griglie. Ma in tribuna addirittura la parte centrale è occupata dalle griglie. Ora, io capisco che ogni volta vengono fuori le situazioni del tipo il bilancio, gli accantonamenti, ma questo è un problema che va avanti da anni. Quindi io vorrei capire chi è che se ne sta occupando, se se ne sta occupando, parlo del Comune di Campobasso, e tra l'altro colgo l'occasione per fare l'in bocca al lupo e gli auguri a questa nuova amministrazione. Per cui quella cosa è una questione che andrebbe sistemata quanto prima. A questa domanda. Se no, questa è la prima. Okay. Vogliamo far prima, se no ci dimentichiamo. Per carità. Vai Mario, vai. Il problema delle grate lo stiamo affrontando già da un po', lì ci sono, non sono problematiche economiche o dinamiche economiche, ma sono relative alla sicurezza. Come società, di concerto anche con il Comune di Campobasso, abbiamo individuato una strada sulla quale stiamo ragionando con gli organi preposti già da più di qualche settimana, in particolare con i Vigili del Fuoco. È stata individuata una soluzione per risolvere quel problema di sicurezza che ha portato in passato all'installazione di queste grate, per andare ad inibire in maniera definitiva alcuni posti che non potevano essere utilizzati all'interno dello stadio. Il progetto va avanti, i discorsi vanno avanti, noi speriamo di poter arrivare quanto prima al permesso, all'autorizzazione a rimuovere quelle grate, che sono antiestetiche e che vanno a togliere anche dei posti di buona visibilità all'interno dello stadio. Quindi ci stiamo ragionando, ne abbiamo parlato più volte, abbiamo avuto anche degli incontri, dei confronti con la tifoseria, quindi è ferma intenzione da parte del Campobasso, ma anche degli organi preposti, di rimuovere quelle grate. Ci sono al momento ancora dei problemi di sicurezza che però si stanno superando. E quindi, insomma, in futuro non ci saranno più. Bene, non so dire quando, ma in futuro non ci saranno più. Anche i tifosi, leggo Mario sui social, sì, ogni tanto nominano. È una problematica molto, molto sentita, molto questa, sentita, ma anche sì, da parte della società. Ma tra l'altro, poi, per carità, io faccio un altro mestiere, ma è chiaro che l'avevamo capito tutti che quelle grate, quelle griglie erano state poste lì per ridurre la capienza. Ma non ci voleva uno sforzo eroico per limitare l'ingresso magari ai lati della curva? No, non è possibile, perché in particolare lì è una questione di posti a partire dai varchi.
dello stadio, quindi non ci possono stare dove ci sono le uscite più mi pare di 20 posti da una parte e 20 posti da un'altra, quindi quelle grate devono stare per forza lì e quei posti non possono essere recuperati in altra zona dello stadio, quindi non è un problema di ridurre la capienza, ma semplicemente che ogni tot di posti c'è bisogno dei varchi di sicurezza. Tutto qua. Quindi quelle grate possono stare solo lì e quei posti non possono essere inibiti in maniera non definitiva, ad esempio andando a porre degli adesivi sul posto o semplicemente non mettendo quei posti in vendita, ma la legge dice che ci debbano essere proprio delle barriere fisiche e all'epoca venne individuata la grata come barriera per evitare che quei posti venissero utilizzati durante la gara. Abbiamo trovato una strada alternativa che al momento è in fase di approvazione e sulla quale sembra esserci convergenza e che in futuro probabilmente verrà attuata. Ma per carità, io insomma non una battuta, no. Matteo, ma se su quella griglia, una bella grigliata, non si poteva fare qualche arrosticino, Sistemi un po' tutto, anche perché già la curva è bella così, vedere altri posti pieni sarebbe uno spettacolo. Vabbè, diciamo che poi avete sistemato. Però anche magari tante cose non è facile. No, voglio dire, una cosa alla volta, l'ascensore è stato risistemato, Mario. Poi c'è il pullman, anche il tunnel, no, che porta. Sì, a breve sistemeremo anche quello. Anche quello, ci sono dei lavori, quindi. No, ma io più che altro ripeto, questo non è che insomma. No, purtroppo essere... ci sono delle questioni tecniche che sembrano inspiegabili. Anche io quando ero dall'altra parte mi facevo la stessa domanda, poi le scopri e capisci che non è semplice arrivare a una soluzione di quel problema. Però ci stiamo sì, arrivando. Mario, ma le soluzioni le trovano gli uomini. Se questi uomini che sono preposti a risolvere queste soluzioni non hanno le competenze, non hanno le capacità, ci mettono 17 anni per risolvere. Ci sono delle leggi che spesso sì, ho capito, ma cioè, mi sembra veramente grottesco non riuscire a risolvere questa questione, perché se ci si mette impegno, poi alla fine, ma io non sto parlando della società, io sto parlando di chi poi deve risolvere il problema e magari, come spesso poi si dice, assumersi la responsabilità. Un'altra questione, okay. Io questa soluzione l'ho vista per esempio al San Nicola a Bari, dove avevano lo stesso problema che abbiamo nel nostro stadio, ovvero la parte sottostante le tribune, quindi parlo di quella a biondi, sì. Già fra qualche settimana sarà complicato andare lì a vedere la partita perché tira troppo vento. A Bari quella la stessa situazione che abbiamo noi l'hanno risolta chiudendo con dei pannelli amovibili, non parlo di situazioni fisse, tutta la parte, come dire, che tu vedi quando entri all'interno dello stadio, perché lì, che noi diciamo insomma è un posto dove si va con le famiglie, ci vanno i ragazzi, i ragazzini, con i nonni. Beh, è un settore che noi abbiamo provato a dedicare proprio a quel tipo di spettatori. Però siccome ci siamo andati anche noi con i nostri ragazzi quando abbiamo fatto la giornata per l'autismo, un conto è se tu ci vai nei mesi primaverili, e un conto è se ci vai nei momenti, come dire, nei mesi autunnali o invernali. Siccome il campionato si svolge quasi prevalentemente nel periodo autunnale ed invernale, quel posto lì, ma parlo di tutta quanta la tribuna inferiore, se non si trova in qualche modo una soluzione per cercare di risolvere la questione del vento, e lì è davvero complicato andarci. A questo va aggiunto che per un buon 40%, per non dire il 50% di quei posti, la visibilità è ridottissima per via di quelle delle coperture, delle panchine, che secondo me andrebbero messe come dire, sotto al livello del terreno di gioco. Allora, il problema di interrare le panchine ce lo siamo posti.
E invece il discorso del vento, ti sono sincero, non è una problematica che avevamo affrontato, però mi fa piacere ricevere questa tua indicazione da tifoso, perché magari potrà essere lo spunto per una riflessione interna qualora fosse possibile trovare una soluzione, ovviamente a costi e a tempistiche accessibili. Diciamo che parte del problema noi lo vorremmo risolvere con l'apertura, appena sarà possibile, e lo voglio chiarire più volte, non credo in tempi brevi, perché il tema che sto a tirare per fuori è stato dibattuto parecchio nelle settimane scorse. Noi lo vorremmo risolvere con l'apertura della tribuna Monforte, perché quando verrà aperto il vecchio settore dei distinti si darà la possibilità a migliaia di persone di accedere in un settore che potrà essere riservato e dedicato alle famiglie, come dici tu, che avrà probabilmente la migliore visibilità dello stadio e dove non ci sarà neanche questo discorso del vento. Tra l'altro c'è il sole lì. Esatto. Quindi diciamo che una risposta a queste domande potrebbe arrivare in futuro già con l'apertura della tribuna Monforte. È chiaro che se è possibile sistemare con poco, già da subito, qualcosina per rendere più efficiente il settore della tribuna Biondi, volentieri lo facciamo, anche perché è un settore dove, ti dicevo, sono state fatte delle politiche già nella scorsa stagione, sia di prezzo e sia di iniziative per portare quante più famiglie, perché lo ritenevamo quello più idoneo soprattutto per i bambini e per persone, diciamo, che non vogliono seguire la gara in posti particolarmente caotici. È normale che con afflussi non tanto numerosi, soprattutto nelle prime file, lì la partita si vede benissimo, nel momento in cui quel settore si riempie, come già è avvenuto lo scorso anno ad esempio contro Termoli Notaresco, le prime file ci rendiamo conto che fanno fatica a seguire la partita in maniera accettabile, tant'è che in alcune gare abbiamo poi aperto l'anello inferiore della curva sud, quello gemello al settore ospiti, proprio per migliorare la visibilità all'interno dello stadio. Questa è una cosa che potremmo anche riproporre in questa stagione in gare in cui non arrivano tifoserie particolarmente. Quindi il fatto di interrare le panchine, questa è una cosa che, insomma, è un'idea che si è stata presa in considerazione, ma ti posso garantire che costa molto di più di quello che pensi, oltre le tempistiche. Allora, se sei d'accordo, ti lascio nella seconda parte, la terza domanda, anche perché tra un po' finiamo la prima parte, va la pubblicità e poi Matteo deve andare via. Matteo, a fine puntata manderemo in onda un piccolo speciale dedicato alla presentazione dell'Isernia, girone F della Serie D, perché riparte anche in questo fine settimana non solo l'Eccellenza e la promozione, poi parleremo un po' di questi campionati anche con Luca e anche con Mario, perché Mario, insomma, ne ha di esperienza in tutti questi campionati, ma riparte anche la D. Isernia e Termoli nel girone F. Tu sei un grande conoscitore anche di questo campionato e del girone F. Chi vedi come favorito? Poi ci sono diverse squadre abruzzesi e ci sono squadre marchigiane come la San Benedettese. L'Isernia fa il suo esordio ad Ancona. Come vedi questo raggruppamento, Matteo? È un raggruppamento sicuramente molto difficile, perché ci sono tutte piazze importanti, piazze che hanno fatto categorie anche superiori, e sarà un bel campionato. Secondo me anche a livello di giocatori c'è un pacchetto importantissimo. E la stessa San Benedettese, la stessa L'Aquila ha fatto la squadra, con giocatori importanti, anche conservando qualche giocatore della scorsa stagione. Poi c'è sempre la Recanatese che sa sempre il fatto suo, e la Fermana è ripartita forse da una situazione un po' poco chiara, però è ripartita, di questo sono contento, però sicuramente partirà un po' in sordina. E poi c'è lo stesso Teramo, cioè secondo me non è una C, ma ci siamo quasi. Infatti, chi vedi come favoriti, insomma, per la lotta soprattutto? Per la lotta io credo che 3-4 come squadre. Numero, come a livello di rosa, poi sappiamo bene che i nomi certe volte servono poco.
serve organizzazione, serve entusiasmo, serve che si crea quelle sinergie importanti che poi Matteo, ti può portare a fare cose importanti. Però credo che la San Benedettese e l'Aquila forse per ora hanno qualcosa in più. Allora, chiudiamo questa prima parte, resteranno con noi Mario, Lino e Luca. Grazie Matteo, noi ci vediamo sabato al secondo Sport Park a Ferrazzano, alla Baita. Grazie a voi. Speriamo che il tempo regga, io ti ringrazio sempre per l'ospitalità e ringrazio di nuovo tutte le persone che ci sono state vicino e che ci hanno aiutato in questo evento, perché come dicevamo prima organizzare non è mai facile. E, da soli non si va da nessuna parte, quindi ringraziamo da parte di Cristian e Michele, da parte mia, la gente che veramente ci ha dato fiducia un'altra volta. Speriamo che sia una bella giornata e, come ripeto, noi cerchiamo sempre di migliorarci e di fare le cose soprattutto per stare insieme e creare quelle situazioni di stare bene, perché poi il tempo passa e queste cose ci vogliono più spesso. Ok, grazie Matteo, grazie, in bocca al lupo. Ci fermiamo per pochissimi minuti, a tra poco. Riprendiamo seconda parte di Zona Sport, poi ci sarà un'ultimissima pausa pubblicitaria. Luca, ti faccio la stessa domanda che avevo fatto a Matteo Monti. Come vedi questo girone F della Serie D? Tra un po' la regia ci proporrà anche la schermata della prima giornata nel girone F e poi qualcosina anche sull'eccellenza e sulla promozione. Ma è un campionato livellato, nel senso che abbiamo l'Ancona, la Recanatese, la stessa San Benedettese, l'Aquila, che sono corazzate e sicuramente faranno un campionato di vertice. Io spero per il Termoli e per la stessa Isernia di fare una buonissima figura quest'anno nel campionato di interregionale. Anche se ho visto che il Termoli in Coppa Italia ha fatto una bellissima figura contro il Teramo, anche se ha vinto i rigori, però lì, da quello che ho capito, quest'anno le ambizioni sono positive, quindi penso che faranno un campionato di alta media classifica. La stessa Isernia, una neopromossa, sicuramente farà un campionato salvezza, anche se non è facile iniziare ad Ancona, visto la storia di questa grandissima società. È un bel girone, anche se, come ha detto anche Matteo, non sembra una Serie D, ma sembra quasi una Serie C. Un'altra Lega Pro. Qual è il match? Intanto notiamo due trasferte per le due molisane. Qual è il match più interessante secondo te? Ma guarda, già Ascoli-San Benedettese, è già la prima partita, un derby. Poi c'è il derby Avezzano-Chieti. Ho visto anche che la Civitanovese, dopo tanti anni, è salita in Serie D. Io allora, quando ero un under, stavo col patron Falcione a Trivento, mi ricordo un brutto episodio con la Civitanovese, con il settore giovanile, andai giocando in casa con la Civitanovese e mi ruppi il tendine dell'anca e ebbi un brutto infortunio. Però quell'anno abbiamo vinto il campionato, però diciamo, mi fa piacere che la Civitanovese dopo tanti anni... Non è un bel ricordo, però ovviamente fa piacere rivedere questa squadra nel campionato interregionale, visto che ha fatto un bel po' di anni di eccellenza e quindi da poco, pare l'anno scorso, è risalita in Serie D. Quindi sarà un bel girone F, io mi auguro sia per il presidente Montaquila e per il presidente dell'Isernia di una giusta salvezza e un in bocca al lupo per questo nuovo inizio, per questo campionato. Qualcosina invece prima della famosa terza domanda di Lino a Mario Colalillo, vediamo un attimo la schermata anche di eccellenza molisana e di promozione. Che Baranello sarà, senza alcuni elementi come Cristian De Simone e qualcun altro? Guarda, noi quest'anno, tra virgolette, abbiamo ringiovanito la rosa, però a parte gli scherzi, erano a partire da Cristian De Simone, ma lo stesso Emanuele Di Chiro, lo stesso Stefano Zurlo, che comunque
sono giocatori che hanno fatto, tra virgolette, la storia del calcio molisano, hanno detto stop, diciamo, ad oggi l'unico fino a un certo che... punto, perché sì, poi Christian è andato a Gildone, sono scesi di categoria, però ovviamente sono cominciato ad entrare altri impegni, sia familiari che lavorativi, e quindi capisco sostanzialmente il sacrificio, diciamo, a una certa età, a questi livelli comincia a essere pure un po' pesante, non comincia a essere un divertimento e un piacere, però c'è da dire grazie a questi tre giocatori, tre persone, tre uomini soprattutto, perché hanno dato tanto per il Baranello. A me il terzo anno che sto qui, se no sono stato sempre in eccellenza, mi trovo bene, sto bene, un'ottima società, persone serie. Quest'anno ovviamente non ti nego, e te lo dico qui ovviamente in diretta, punteremo a vincere il campionato, perché la squadra c'è, ci sono rinforzati con Carmine Guglielmi, quindi non so qui, non sono io a dire chi è Carmine Guglielmi. Abbiamo preso due ragazzi dal Ripa Limosani, Stefano Santoro e Luca Ricciardi. Ci siamo rinforzati con dei ragazzi under dal Vasto Girardi, che hanno fatto il giovanile qui con i Sanniti, quindi con la squadra. Si sta sbilanciando, Mario, si sta sbilanciando, Luca. Anche perché l'anno scorso sono arrivati a un passo dall'eccellenza, sì. No? Scorso purtroppo lo spareggio a Vasto Girardi, dove a malincuore dopo il gol, mi vanto in questo caso qua, il bel gol che ho fatto al volo. C'è stato quel pallonetto che non è stato molto preciso. Purtroppo lì 2-0, partita chiusa. Poi vedi, calcio è così, vai a fare poi dopo la finale playoff con l'Isernia, perdi in casa, però quest'anno l'Isernia fa eccellenza, potremmo stare noi lì. È anche il bello del calcio questo. Questo è il bello del calcio. E ti stavo dicendo, quest'anno diciamo la promozione... È un campionato particolare, perché comunque non c'è quella mazza campionato come è stato l'anno scorso. Ma secondo me non c'è nemmeno un'eccellenza. Un'eccellenza potrebbe dovrebbe esserci. Io vedo tanto favorito il Venafro. Il Venafro ha fatto una corazzata di giocatori, a partire da Daniele Napoletano, che è un amico mio, siamo stati rappresentativi insieme. Fabiano Sabatino, lo stesso Roncone, che comunque è un giocatore che ha fatto sempre categorie importanti, e quindi io vedo proprio il Venafro favorito per la vittoria del campionato. Sei d'accordo, Mario? Beh, una squadra che si è attrezzata tanto, si è mossa in anticipo, ha preso un allenatore di categoria superiore come Corrado Urbano, che a Venafro ha già vinto, quindi sicuramente è una squadra che parte con i riflettori puntati e con i favori del pronostico. Ci saranno anche altre squadre attrezzate, perché il Vasto Girardi un po' in sordina, ma si è mosso. Bisogna capire il Matese che intenzioni ha. Boys Vairano è un'altra squadra che sicuramente si è mossa sotto traccia, ma non mancano le pretendenti, secondo il me, in tuo campionato. Tra virgolette Boiano, ma è una squadra giovane che poi ha sempre un gruppo storico che si consolida strada facendo. È partita con qualche assenza, però bene in Coppa Italia, con il ritorno di Carmelo Gioffrè, che è un allenatore che sa il fatto suo nonostante venga da una stagione un po' sfortunata. È una squadra che credo possa fare un campionato di metà classifica e magari provare a puntare a qualcosa di meglio se dovesse arrivare qualche rinforzo. Campionato diverso, però dal, è una società che ormai da quello si sta precedente, dai, speriamo. Sì, lo scorso anno il Boiano si è salvato ai play-out, anche se ha avuto un buon finale di stagione, magari avrebbe potuto anche salvarsi direttamente. Speriamo che possa avere una stagione meno sofferta di quella dello scorso anno. Prima della terza domanda di Lino, volevo ricordare di nuovo che la gara integrale in esclusiva tra Pianese e Campobasso verrà trasmessa da Teleregione domenica sera ore 21:30 e poi di nuovo il lunedì alle 15 e alle 21. E volevo ricordare brevemente anche la nostra programmazione sportiva, a parte i TG Sport 14:30, 20, 23 e 30. Il martedì c'è, Mario, non so se hai avuto modo di vederlo, Replay curato da Franco De Santis, facciamo vedere tutti i gol
di tutto il girone B della Serie C, ovviamente il girone del campo basso. Tra poco ripartirà anche Valentina Ciarlante con il suo programma sugli sport abruzzesi, Extra Time, sempre il martedì alle 21.30, poi il giovedì c'è Zona Sport e poi ovviamente, insomma, in occasione delle quattro dirette del campo basso faremo degli appuntamenti speciali. C'è anche qualche altra sorpresa che potrebbe riguardare qualche altro sport e anche la Serie D. Non anticipiamo ancora nulla. Lino, vai, terza domanda. Sì, no, beh, insomma, si è detto dell'entusiasmo di quello che sta facendo la società, di questo respiro anche internazionale, per cui è bello la domenica vedere persone che sono intorno, insomma, agli amici di Met che arrivano da oltreoceano e non solo, e poi tante famiglie. E vedo anche ragazzi disabili che vengono allo stadio con tutto questo, però poi capita che, insomma, finisce il primo tempo e i servizi igienici che noi abbiamo allo stadio sono una cosa che, insomma, non è dignitosa, per cui anche lì bisogna lavorare con gli uffici preposti del comune di Campobasso, perché insomma, lì i lavori da fare sono urgenti, ma anche per dare un senso di civiltà, perché insomma, intanto un disabile in un bagno del genere ha difficoltà ad andarci, tanto per cominciare, e questa cosa è assai triste, ma non possono andarci i ragazzi piccoli, non ci possono andare le donne, e soprattutto sono è fruibile da poche persone. Quando finisce la partita, o comunque durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, scendono dagli spalti centinaia e centinaia di persone. Ora, non dico che bisogna trovare posto per 200 persone, ma insomma il minimo sindacale andrebbe fatto, e quei servizi igienici, insomma, non sono un bel biglietto da visita. Prendo nota ovviamente di questa osservazione e ti ringrazio. Per quel che riguarda il mantenimento in condizioni di pulizia, possiamo impegnarci sempre di più come società, e quindi ne parlerò con diciamo, chi gestisce questo servizio affinché sia il più efficiente possibile anche durante la gara. Per quel che riguarda le questioni strutturali, è normale che bisogna parlarne con il comune di Campobasso. Sono servizi che sono stati realizzati nel corso degli anni 80, quindi con esigenze e criteri diversi. Posso dire che sulla parte idraulica, chiamiamola così, stiamo già ragionando con un'azienda partner che ci darà una mano per quel che riguarda la manutenzione anche dei bagni. È un discorso che abbiamo già affrontato anche in collaborazione con tutta la nostra struttura. Mi farebbe piacere però se qualche giorno voi facciamo una passeggiata all'interno dello stadio e magari vediamo anche insieme quelle che sono queste criticità, e vediamo se insieme parlando ne può uscire qualche soluzione migliore. I suggerimenti da parte tua e da parte di qualsiasi tifoso del Campobasso, quando sono costruttivi nella maniera in cui li hai posti, sono sempre ben accetti, non sono critiche, ma sono assolutamente consigli che volentieri recepiamo, perché il nostro desiderio è che chiunque si senta allo stadio di Campobasso come a casa propria, a proprio agio, a maggior ragione persone con disabilità, che abbiamo fatto tanto per cercare di portare allo stadio e vorremmo vedere sempre più presenti quando gioca il Campobasso a fare il tifo per i nostri colori. Quindi grazie per tutti questi tre diciamo argomenti che hai portato all'attenzione. Ad alcuni ti abbiamo già dato una risposta che c'è qualcosa in cantiere, altri sicuramente li valuteremo dopo queste segnalazioni. Perdonami Mario, tra un po' mandiamo l'ultimissima pausa e poi ci colleghiamo con Leonardo Brenci, e poi a fine trasmissione uno speciale curato dal collega Antonio Di Franco, che ci fa rivivere quello che è successo ieri sera nel capoluogo Pentro.
c'è quella griglia che chiude alcuni settori dei bagni, cioè non è tutto accessibile. Da cosa dipende? Anche lì motivi di sicurezza. Ci sono dei bagni che non sono agibili e quindi sono stati che questo comporta ovviamente la fila, sì. E comporta anche diciamo che poi c'è più sporcizia, perché se tante persone devono usufruire e utilizzare un settore limitatissimo, è normale che... C'è da dire che esiste una normativa che prevede un tot numero di urinatoi e di bagni per uomini o donne a seconda del numero di spettatori, tipo il rapporto 1-250, adesso però entrerei in una materia un po' più complessa, e lo stadio di Campobasso è a norma su questo. Quindi il numero, diciamo, di servizi igienici è sufficiente per quello che viene richiesto dalle leggi italiane. È normale che se si può fare qualcosa per evitare disagi o per migliorare la fruibilità degli stessi, siamo ben lieti di poterlo fare e di poterlo valutare insieme. A dire il vero, durante la pausa pubblicitaria, io ho detto Lino anticipa un po' la terza, Mario ha detto no, non la voglio sapere, e quindi la diamo in diretta, quindi questo fa onore a Mario che è preparato su tutto e non si deve preparare prima, perché ogni cosa che chiedi lui poi ti dà la spiegazione tecnica. Ma perché, e mi riallaccio, perché tu stai lì H24 quasi. Esatto, io e tutte le altre persone che lavorano per il Campobasso, io di questo ne sono orgoglioso, lo dico veramente con orgoglio, della squadra di lavoro che c'è, del clima propositivo che c'è intorno a questo Campobasso. Ci sono persone appassionate e preparate, e quindi grazie al lavoro di tutti riusciamo diciamo a portare avanti questo discorso. È normale che io magari sono un po' il filtro, il portavoce su determinate cose. Ci sono queste tematiche che vanno affrontate in particolare con lo stadium manager, per questo ho detto prima a Lino, quando vuoi vieni, ci facciamo una passeggiata all'interno dello stadio, ne parliamo anche con le persone preposte, e se c'è la possibilità di risolvere delle problematiche siamo tutti quanti felicissimi di poterlo fare, perché noi siamo orgogliosi proprio di questo lavoro comune che c'è, che coinvolge non solo noi che siamo all'interno del Campobasso, ma anche qualsiasi tifoso di questa società. Bene, dobbiamo allora essere tutti partecipi, certo. Lavorare tutti insieme per il Campobasso. Quello che vale anche per gli organi di informazione alla fine, no? Remare tutti nella stessa direzione. È normale che poi ci sono delle priorità. Certo. Bisogna stabilire delle priorità, non tutto è fattibile, non tutto si può avere dall'oggi al domani, noi stiamo ragionando su tante cose per step, è normale che sappiamo che tanto altro dobbiamo fare, però io una cosa che spesso ripeto agli amici con i quali condivido questa avventura, se abbiamo 30 problemi e ne risolviamo uno al giorno, dopo un mese li abbiamo risolti tutti, e questo deve essere sempre un po' il nostro obiettivo. Quindi fa bene conoscere tutte queste tematiche e poi capire come andare a risolverle. Perché va bene la convenzione, va bene la disponibilità degli amministratori, però proprio in chiusura di questa parte, poi andiamo all'ultimo stacco pubblicitario e ci colleghiamo con Piancastagnaio in provincia di Siena, ma è anche vero che quando è arrivata questa società, insomma, lo stadio era ridotto davvero in pessime condizioni, non solo per quel che concerne il manto erboso, perché il manto erboso lì, voglio dire, le prime partite, però poi si è dovuto rifare anche l'impianto di irrigazione, sì. Tutto. Quest'anno però abbiamo rifatto i microdreni, comunque c'è stato un intervento al di sopra. Però in generale state mettendo a posto un po' una struttura, non era stata mai messo mano, cioè nessuno mai ci aveva messo un minimo di manutenzione lì dall'85 ad oggi, è non normale, era mai stata fatta è da normale. Nessuno, e insomma ci si preoccupava di avere la questo domenica vale mattina per, l'autorizzazione vale anche per un edificio Lino, sì, sì, vale per tutto, no? Sì. Quindi se non c'è la manutenzione, però sai ma questo proprio perché ci sentiamo un po' tutti parte integrante, e se io vedo una signora che esce dal bagno e in inglese dice che non è il caso di andarci, è come se fosse accaduto a casa mia, e questa cosa mi dà, non mi fa, come dire, gioire. Che tu ti senti da
uno certo, che ospita quel tifoso lì. Esattamente, perché noi, cioè, noi ospitiamo queste persone che hanno reso possibile tutto quello che, di cui stiamo parlando. Per cui è come se, come dire, non ci fosse la giusta attenzione. Anche perché poi non è che stiamo parlando di, cioè, di robe dove dobbiamo fare il traforo del Frejus. Cioè, come dicevamo prima con Mario, bisogna affrontare il problema, capire chi deve fare cosa, e magari non domani mattina, ma neanche fra 18 anni. Ok, ok, va bene. Ultima pausa e poi torniamo in studio per l'ultimissima parte di Zona Sport. Dopo l'ultima pausa riprendiamo per l'ultimissima parte di Zona Sport, sempre con il direttore generale del Campobasso Football Club, Mario Colalillo, Lino Camarchioli, broker assicurativo, ma soprattutto in questa veste tifoso rosso-blu, e Luca Cappelletti, attaccante del Baranello in promozione molisana. Abbiamo il piacere di avere Leonardo Brenci, allenatore della Primavera della Pianese. Buonasera, grazie Leonardo, grazie. Buonasera Francesco, buonasera a tutti gli ospiti di studio e ai telespettatori. Ti ringrazio come sempre per l'invito, è sempre un piacere venirti a trovare nella tua trasmissione e niente, ti mando, approfitto per mandarti un grande abbraccio. Ti faccio parlare un po' però prima con Mario Colalillo che è qui accanto a me. Mario, che dire di Leonardo? Leonardo, con lui diciamo abbiamo vissuto una stagione indimenticabile che è quella del ritorno la scorsa volta nel campionato di Serie C, anche se lui poi non giocò da protagonista le ultime partite perché ebbe un problema fisico, però oltre a essere stato uno dei protagonisti di quella cavalcata, resta nel cuore per il tipo di ragazzo che è, oltre che per la voglia che metteva in campo e per l'attaccamento a questi colori. Quindi sono quelle persone che ricordi sempre con piacere. Ci siamo salutati lo scorso anno quando c'è stata la Pool Scudetto e credo che anche domenica sarà allo stadio, quindi lo riabbraccerò molto molto volentieri. Leonardo. Mario, ti ringrazio tanto per le tue parole. Mario, prima di essere stato un collega e un mio dirigente, è un amico, è una persona che tutti voi conoscete sicuramente meglio di me, ma per quel poco che ho conosciuto pure io, è un uomo eccezionale, prima ancora di essere un grandissimo professionista. Quindi la stima che ha lui di me è contraccambiata, lo ricordo con tanto affetto. E questa è la cosa bella del calcio per me, è che dopo tanti anni sentir parlare una persona di me in questo modo è la cosa che ci tengo di più e che mi fa particolarmente felice. Quindi ti mando un grande abbraccio Mario e ci vediamo domenica, ti aspetto a Piancastagnaio. Grazie. Allora, prima di parlare un attimo di questa gara, Lino e Luca, un attimino. Allora Lino, ci sono, io ho una certa età, sono il più diciamo grande, non dico vecchietto, sono il più grande in studio. No, c'è qualcuno che mi supera di poco in regia, ma ci sono calciatori che magari rimangono 4, 5, 6 anni e non lasciano nessun segno. Ci sono calciatori come Leonardo che, anche come diceva Mario, a livello di persona, non solo di giocatore, lasciano il segno e magari con queste persone uno continua ad avere dei rapporti di amicizia perché sono delle persone, sono delle belle persone, ecco. Beh, insomma, la questione caratteriale poi spesso e volentieri è quella che rimane rispetto al gesto tecnico, a meno che non hai Maradona in campo, e quello vabbè, è un altro discorso. Di lui a Campobasso si è parlato sempre bene perché è stato ed è un bravo ragazzo, un professionista serio, uno che insomma amava il suo lavoro prima e sicuramente amerà quello che sta facendo adesso, per cui quando si incontrano queste belle persone, poi alla fine il ricordo rimane, per cui è chiaro che nel calcio poi non sempre questo accade, ma questo è uno di quei casi e quindi siamo contenti di rivederlo. Luca. Grazie. Guarda, grazie. Io ho apprezzato il suo gesto, soprattutto quest'anno, quest'estate al Memorial Scorrano, dove ho visto che lui ha partecipato, ero lì anch'io, e si è rimesso gli scarpini e si è fatto, diciamo, quella spezzone di partita, perché ovviamente è normale quando poi si vestono
ti cominci a mettere quella maglietta, quel pannoloncino e quelle scarpette, lì in mezzo al campo cambia tutto, c'è cioè quell'entusiasmo, e lì è stato bello perché poi ha riabbracciato i tifosi, e i tifosi ovviamente, soprattutto a Campobasso, sono molto riconoscenti a queste persone che prima di essere calciatori sono uomini, quindi io faccio un plauso a lui come persona, ma lo faccio anche come giocatore, e di conseguenza spero soprattutto anche per lui di una carriera rosea anche a livello ovviamente di allenatore, e però spero che in questi casi noi facciamo anche una risata, che Campobasso provinga domenica. Non sarà d'accordo Leonardo, ovviamente. Leonardo. No, va bene, però ci può stare. Io da tifoso campobassano, diciamo, lo dico, però diciamo, vince la, diciamo, la squadra che sta meglio. Spero soprattutto in una partita tranquilla, e in bocca al lupo a tutte e due le squadre. Dire qualcosa? No, noi giocheremo subito contro la primavera di Leo. Di Leo, perché sì, andremo sì. In casa loro già tra 20 giorni, 15 giorni, sì. All'inizio del campionato. Quindi... Esatto. Comunque... Tra un po' vedremo anche un po' di immagini, Leonardo, di Pianese Perugia e di Ascoli Pianese, che si è giocata qualche giorno fa. Due gare proprio diverse l'una dall'altra. Avete un punto in classifica, ma forse meritate qualcosa di più. Sì, io ho seguito la squadra tutto il ritiro, sono stato con loro a fare il collaboratore, e più vado quasi quotidianamente a guardare gli allenamenti, e certo quando non alleno la primavera seguo la prima squadra. Sono andato sia in casa col Perugia che ad Ascoli a vederla dal vivo, e devo essere sincero, sono state due partite bellissime entrambe, in cui la Pianese non meritava i risultati che ha fatto, perché la prima è stata una partita incredibile, perché 3-0 dopo 20 minuti, poi dopo è mancato un po' di esperienza, mancata la gestione di questo cospicuo vantaggio. Esatto, c'è stato un grosso calo fisico il secondo tempo, il Perugia ha messo dentro tutti i giocatori di un certo spessore, e sono riuscito a pareggiarla. C'è stata l'occasione pure del rigore al 95esimo per la Pianese, quindi tutto poteva succedere. Ascoli è stata una partita diversa, perché hanno preso gol dopo pochi minuti, al secondo minuto, un gol per un mezzo infortunio con una deviazione, e dopo però la Pianese ha fatto la sua partita, ha avuto le sue occasioni, quindi è una squadra che è viva, che gioca bene, che ha entusiasmo, quindi sicuramente domenica sarà una bellissima partita, perché si affronteranno due squadre in forma, due squadre che giocano un bel calcio, e ci sarà da divertirsi sicuramente. Ecco Leonardo, considerato che quattro dirette le trasmetterà gratuitamente anche la nostra emittente, ovviamente quattro trasferte del Campobasso, ma visto che tutte le gare della C, di tutti i gironi, vengono trasmesse da Sky e da Now, non so se hai avuto modo di vedere un po' le due partite del Campobasso ad Arezzo e contro il Legnago Salus. Sì, ho seguito tutte e due le partite, e l'ho viste tutte e due nella loro totalità. E, allora, la prima, purtroppo c'è stato quell'episodio, però ha fatto una grande partita il Campobasso ad Arezzo. E la seconda ha fatto la partita che doveva fare in casa davanti a un pubblico eccezionale, quindi ha trovato pian piano la condizione migliore, e appunto verrà a Piancastagnaio col massimo dell'entusiasmo, nel momento diciamo di forma migliore dall'inizio del precampionato, quindi come ho detto prima sarà una partita veramente bella, e non vedo l'ora di vederla, perché mi divertirò tantissimo, sono sicuro. Mario, quanti tifosi si prevede che possano, più o meno, è stata già aperta la vendita dei biglietti per Piancastagnaio, secondo te che numero raggiungeremo? Allora, stamattina ne parlavo proprio con il nostro slow, che è Luca Calabrese, che è un po' il termometro della tifoseria, e si ipotizzavano un 150 tifosi almeno in trasferta. Devo dire che anche ad Arezzo era stata fatta una stima un po' a ribasso, e poi ce ne siamo ritrovati tanti di più, perché erano 300. Questa è un po' più lunga. Oddio, credo che le distanze siano le stesse, forse un po' più scomoda nell'ultimo tratto da raggiungere. Magari, sai, Arezzo, essendo anche il debutto, aveva un appeal diverso, però io credo che almeno in 150 domenica saremo. Dimentichiamoci che
ci sono anche poi tifosi che non partono da Campobasso. Sì, quelli sparsi anche al nord, al centro-nord, no? Esatto, esatto. Sì, esatto. Però quando esci dall'autostrada sempre un'ora, diciamo, di strada vuole per Piancastagnaio. Le 16:15 è anche un orario, secondo me, buono per chi deve andare in trasferta, perché consente di non partire troppo presto e non tornare troppo tardi. Di solito, vedremo. Leonardo, quanti tifosi ha la Pianese in casa, più o meno? Pochi, direi. Piancastagnaio è una realtà piccola. Ora con la Serie C, la prima... Sì, chiedo alla regia di riattivare un attimo l'audio qui in studio. Non ti abbiamo sentito. Vai, scusami, puoi ripetere, Leonardo? No, ci mancherebbe. No, dicevo che Piancastagnaio è una realtà molto piccola. Ci siamo conosciuti l'anno scorso alla Foscudetto. Avete visto che è un piccolo borgo, quindi fa poco più di 2.000 abitanti. L'afflusso di pubblico è molto contenuto. Ora, la prima contro il Perugia c'è stato grande entusiasmo, perché tanti sono venuti da Perugia. Più era la prima, quindi noi contiamo di fare sui 200-300 spettatori di Piancastagnaio di solito a partita. Ecco, questi sono i numeri della piccola Pianese. Ecco, questo sì, no, volevo solo dire una cosa: questo conferma che una squadra non la fa il blasone, i tifosi, non la fa la città, che può essere più o meno grande o piccola, ma la fa la società. Se c'è una società che al di là, insomma, della piazza è ma forte. Lì hanno un presidente straordinario, lo so, che è il titolare, diciamo, di una marca di cucine importante. Di arredamento, che ha avuto il che ho avuto il piacere di conoscere in occasione della gara della Pol Scudetto. Abbiamo preso un caffè insieme la mattina allo stadio, perché loro poi hanno questo bar che praticamente sta sopra lo stadio, più o meno all'ingresso del settore ospiti, e che dà una visuale su tutto lo stadio. Quindi ci siamo affacciati, praticamente abbiamo preso il caffè e si vedeva lo stadio, persona di quelle d'altri tempi, si vede che ci tiene alla squadra, cortese, gentile, diciamo una di quelle belle persone da cui si apprende sempre quando si ha la fortuna di fare una chiacchierata, e sicuramente la Pianese oggi è lui, altrimenti, diciamo, una realtà così piccola, come diceva Leo, per quanto magari possa essere un territorio ricco, fa fatica a reggere nel campionato di Serie C. Parole giustissime, hai detto tutto, hai fatto un'analisi perfetta. Il presidente è una persona incredibile, la vita gli ha dato tanto, perché ha un'azienda grandissima, fattura tantissimi soldi, però lui uguale ridà tanto alla comunità, e quindi questa squadra diciamo rappresenta il ridare al territorio quello che lui magari ha ricevuto nella vita. Quindi lo ringraziamo. Oggi è venuto proprio a trovare la primavera, è stato con noi tutto il pomeriggio, una persona molto attaccata a questa società e che ringraziamo per quello che ci fa vivere. Ecco. Volevi dire qualcosa, Lino? No, io volevo chiedere a Leo, visto che ha, insomma, il polso della situazione, ma qual è l'approccio che hanno i calciatori in genere, che decidono di sottoscrivere un contratto con una società professionistica del livello della Pianese, dove se ti va bene la domenica c'hai 200 spettatori. Però c'è tranquillità, non c'è pressione. No, perciò dico che questa tipologia di, come dire, di società con quel tipo di pubblico, tu la puoi trovare sicuramente in eccellenza, c'è qualche raro caso anche in Serie D, ma in Lega Pro è difficile un paese di 2.000 abitanti. Mi ricorda un po', anche se i presidenti erano totalmente diversi, il Monterossi, questa realtà della Tuscia, lì ancor meno, perché almeno la Pianese ha Piancastagnaio, che è il paese. Sì, sì, no, dove, ma infatti è diverso. Lì invece c'è una struttura sportiva, un centro sportivo dove gioca la squadra di questo signore che ha la disponibilità economica per farlo. Però io mi chiedo, il professionista che firma un contratto con una squadra dove c'hai 100-200 spettatori, qual è l'approccio che devi avere? Cioè, va lì per far cosa? Per,
tentare di crescere dal punto di vista tecnico, perché un ragazzo di 25 anni dovrebbe firmare per una squadra che ha 150 spettatori in Lega Pro? Bella domanda. È una bella domanda e è una domanda molto giusta. Allora, la prima cosa che quando vengono a Piancastagnaio gli viene detta è che trovare gli stimoli qui, o uno viene motivato, nel senso che ha stimoli interni, perché se aspetti che ci sia pubblico, ci sia gente che ti spinge da fuori, questo non c'è. E quindi questa è la prima parte della domanda che hai fatto tu, è giusta. È un ragazzo che viene a Piancastagnaio, viene qua, trova una società serissima, ok? Una società che paga regolarmente, una società che mette a disposizione tutto a livello di strutture, cioè nel senso palestre, fisioterapisti, medici, è una macchina organizzata molto bene. Quindi diciamo, chi viene qui si deve mettere in testa che deve lavorare, fare il calciatore 24 ore su 24 dare il 100% non avendo stimoli esterni. Questo è la cosa. Poi dopo, per quanto riguarda... Mi sentite? Sì. Scusa. Certo. Ti sentiamo. No, ho perso il segnale. Non ti vediamo. Tra un po' lo recuperiamo. Forse è arrivata qualche chiamata a Leonardo. No. Noi ti sentiamo, Leonardo. Mi vedi? Non ti vediamo. Ti sentiamo. Adesso è scomparso dalla regia proprio il... Se vuoi ci puoi richiamare, però restiamo ancora qualche minuto se vuoi. Ok, magari ci richiamerà. Si sente solo l'audio. Volevo che anche tu facessi una domanda a Leo, bellissima persona. È chiaro che magari a Campobasso, l'ho detto anche Di Stefano, sabato, sapevo del pubblico, quando ho visto la curva sono rimasto, esatto. E c'è uno stimolo in più. Lì credo, Mario, che anche a livello mediatico, no, non ci sia tutta questa attenzione come c'è a Campobasso, con tante TV, tanti giornali cartacei oppure online, sì, tante radio. Perché poi è una realtà che non solo è piccola, ma è anche, diciamo, un po' fuori dai contesti più importanti, perché esatto. È una parte un po' periferica della provincia di Siena, che si trova in una zona montana. Però, al limite si trova. Esatto, al limite con la provincia di Grosseto anche. Però sono quelle realtà che poi fanno bene al calcio, perché possono essere laboratori di idee in cui allenatori e calciatori possono esprimersi nella maniera migliore. C'è alle spalle una società importante che sa far stare bene i propri tesserati, come diceva Leo, e quindi perciò lo abbiamo ripreso. Scusatemi, penso era andato via il segnale, scusatemi. No, Mario stava facendo i complimenti a questa realtà. Sì, perciò parlavo di laboratorio, perché un allenatore e un giocatore che sono lì possono esprimersi nella maniera più serena possibile, e spesso proprio da queste realtà nascono calciatori o allenatori importanti che poi magari hanno bisogno di andarsi a consacrare altrove. Questo sì, a cercare gli stimoli delle grandi piazze, però il ruolo di società come la Pianese nel calcio italiano, soprattutto in campionati come la Serie C, che sono campionati che devono essere dedicati ai giovani, in cui sono i giovani che devono emergere, fanno tanto bene. Esatto. Luca, volevi dire qualcosa a Leonardo? No, guarda, mi riagganciavo al suo discorso del fatto delle motivazioni, perché purtroppo quando ti ritrovi in una società seria e ti trovi in una società che ti dà tutto, però ovviamente ti manca quello stimolo del tifoso, non è semplice, perché lui ovviamente, io penso che avrà un bellissimo ricordo in Serie D con il Campobasso, e quindi vedere una società che punta con un bacino ovviamente di cittadini che è minimo rispetto al Campobasso, però ha una solidità societaria importante, non bisogna fare solo un plauso a questa però questa vedo società. Anche il rovescio della medaglia, cioè calciatori giovani, come diceva Mario Colalillo, si sfrutta il minutaggio, quindi ci sono i giovanissimi, non c'è tutta quella pressione, c'è serenità, tranquillità, non c'è questo stress. Che dici, Leo? Anche a livello mediatico non c'è, esatto, non esatto. Ci sono tanti organi di informazione col fiato addosso.
Esatto, era la seconda parte della domanda, prima che si interrompesse il segnale, è proprio quello, la pressione, la grande pressione che c'è nelle grandi piazze, questo che spesso è un aspetto... Abbiamo ancora una caduta di segnale, e come Baranello, Luca? No, quante persone vengono a vedere? Forse anche più piccolo. No, guarda, Baranello c'è stato un bel po' di entusiasmo nell'ultima parte di campionato e non ti nego che nella finale per lo spareggio c'erano più di 400 persone. Però in generale... Da Baranello c'erano più di 500 persone, quasi 1000 persone da Montenegro. Quindi, vabbè, però quello era uno spareggio. Sì, quello era lo spareggio, però diciamo... La mentalità purtroppo in questi campionati un po' minori, diciamo, è più il fatto di, tra virgolette, andare a passare quell'oretta e mezza allo stadio, farsi una chiacchierata con l'amico e stare in compagnia e farsi anche una birra. Però, come dicevo prima, io penso che oggi come oggi, anche per una società, fare questi sacrifici e per una squadra che, tra virgolette, parliamoci chiaro, piccole squadre, in questo caso come la Pianese, come Pineto, parlo di piccole diciamo, città, lo stesso Sesto Levante, è più un trampolino di lancio per alcuni giovani e anche pure uno stimolo, soprattutto per persone che, giocatori che hanno più esperienza, per migliorarsi anche a un'età diciamo poi avanzata. Poi c'è, come diceva Leo, la passione del presidente e anche quel voler restituire al territorio un qualcosa. Un qualcosa, Questa è la frase più bella che hai detto, secondo me. Sì. Scusate ancora, questo segnale va via purtroppo. Esatto, sono state dette tutte cose giustissime, ho seguito la discussione. E appunto Piancastagnaio è un piccolo gioiello secondo me, io l'ho girato tanto l'Italia, ho giocato in tante squadre, però ecco, trovare una società organizzata, io parlo di società, non di piazza, perché la piazza è quello che è, però società organizzata come Piancastagnaio non è semplice, quindi sono felice di fare parte di questo gruppo, ormai sono tanti anni che sono qui, quest'anno mi è stato dato questo incarico della primavera, il presidente crede tanto in me e io sono felice e cercherò di fare il meglio per questa società, poi dopo in futuro vedremo quello che sarà. Ma noi intanto ti auguriamo, come diceva anche prima Luca Cappelletti, che tu possa avere un grande futuro, ecco, come mister, anche perché lo fai, ne parlavamo, ti ricordi anche alla prima riunione che facemmo l'anno scorso a giugno, al ristorante c'eri anche tu, scambiamo qualche parola con tutti gli ex rossoblù, insomma, uno lo fa soprattutto per passione, no? Perché ama il calcio e quindi tu poi sei stato anche un po' sfortunato a livello personale, dal punto di vista fisico, quello è. Sì. Purtroppo questo infortunio alla schiena mi ha tolto tanto, perché a 28 anni ho dovuto dire basta e sicuramente avrei affrontato i migliori anni della mia carriera, perché un giocatore inizia a maturare a quell'età, però l'ho fatto con serenità, sicuramente con un po' di rammarico e dispiacere, ma con serenità, quindi poi di nuovo la società mi ha dato subito l'opportunità di riniziare un percorso nuovo, ho fatto subito i corsi per prendere i patentini da allenatore e l'anno dopo che ho smesso ero già vice allenatore di Vitaliano Bonuccelli alla Pianese in Serie D, quindi ho fatto due anni, il primo anno vice allenatore, il secondo anno collaboratore e il terzo anno, ora questo è il primo anno che da solo faccio appunto il primo allenatore nella primavera, quindi a 30 anni secondo me sono sulla strada giusta, ecco, con massima umiltà, massimo impegno, cerco di migliorare, mettermi a disposizione di questi ragazzi che alleno tutti i giorni e la speranza, ecco, è quest'anno di fare un discreto campionato e magari di vedere qualche ragazzo mio della primavera che possa fare l'esordio in prima squadra, sarebbe, ecco, la cosa più bella che potrebbe succedere. Certo. E allora, noi ringraziamo Leonardo Brenci, allenatore della Primavera della Pianese. Ci ha fatto veramente piacere stare di nuovo insieme a te in questa trasmissione, Leonardo.
Ti ringrazio tantissimo, anch'io scusatemi tanto per i due problemi di Non è dipeso dalla tua volontà. Perdonatemi, sarò felice di ripartecipare al prossimo invito e mando un abbraccio a tutti i presenti in studio e Mario ci vediamo domenica e Mario prendiamo insieme il caffè stavolta, ok? Va bene, volentieri, molto bocca volentieri. Bocca al lupo per domenica, grazie. Che vinca Previ il migliore, lupo. Poi se ci scappa un pari, vabbè. Va bene. L'importante è che sia una bella partita. Dopo esatto. Il risultato, tanto siamo all'inizio, è lunga. Poi a maggio vediamo. Siamo appena al terzo round, Leonardo. Quindi. Esatto. Grazie Io mille. Approfitto per mandare un saluto a tutti i tifosi di Campobasso e a tutti gli amici che sento sempre e che spero di rivedere presto. Benissimo, grazie, buona serata. Grazie Leonardo. Grazie. Ringraziamo Leonardo Brenci, sempre molto disponibile. Allora, io chiuderei questa puntata che è stata molto proficua, abbiamo insomma affrontato varie tematiche, Mario, che dire in conclusione ai tifosi rossoblù che ci seguono? Di continuare a sostenere questo progetto, di continuare a essere vicini a questo Campobasso. Abbiamo vissuto una stagione esaltante come quella dello scorso anno, che aveva avuto anche dei momenti difficili, e la nostra forza è stata fare quadrato e stringere i denti nei momenti difficili. Siamo in un campionato impegnativo come quello di Serie C, sicuramente ci saranno altri momenti di difficoltà nel corso di questa stagione, quindi la coesione, la passione che si è vista in questi mesi, io spero che possa esserci anche nel prosieguo di questo campionato. La società, l'abbiamo detto più volte, la proprietà, Petrizzetta, Nicola Cirrincione, Marco Consuelos, tutti gli altri soci, è una proprietà molto molto ambiziosa. È normale che bisogna fare le cose per gradi, step by step, visto che abbiamo una proprietà americana, utilizziamo questo termine, che sta investendo tanto, che sta credendo tanto nella promozione del Molise e nella crescita del Campobasso. È normale che noi come territorio dobbiamo continuare a fare la nostra parte, credo che la stiamo facendo, possiamo farla sempre meglio e toglierci delle soddisfazioni in futuro. Per il momento dobbiamo goderci questo ritorno nel professionismo che c'è stato qualche mese fa, vivere tutto d'un fiato questa stagione e provare a portare il Campobasso più in alto possibile. Io credo che insieme possiamo riuscirci e che i primi segnali sono positivi ed incoraggianti. Proprio al volo, per chiudere, Mario, intanto grazie per aver partecipato a tutta questa trasmissione. Domani ci sarà la conferenza stampa di Braglia pre-gara contro la Pianese e mi è piaciuto anche quel comunicato sulla femminile, qualche battuta insomma. La femminile diciamo viene richiesta dalle licenze nazionali, però noi abbiamo deciso col settore giovanile, che è ben coordinato da Domenico Progna, di andare oltre quelle che sono le richieste obbligatorie della federazione, perché ci sarebbe stata anche la possibilità di dare in subappalto, utilizzo un termine un po' improprio tra virgolette, il settore femminile, e non abbiamo voluto farlo. Abbiamo deciso di scendere in campo. Gestione diretta? Direttamente come Campobasso, quindi l'under 17 e l'under 15 femminile, che stiamo allestendo in questi giorni. Abbiamo già avuto dei riscontri importanti, la settimana prossima ci saranno dei nuovi raduni che verranno pubblicizzati a breve. Dicevo, scenderemo in campo direttamente come Campobasso anche con le categorie maschili. Abbiamo deciso di andare oltre, ci veniva chiesto di fare l'under 17 e l'under 15 nazionale, abbiamo deciso di partecipare anche all'under 13 pro, che è un campionato impegnativo, proprio perché crediamo che fare attività e confrontarsi a livello nazionale possa garantire quella filiera che a un certo punto Campobasso dovrà iniziare a costruire. È normale che le altalene che ci sono state nel corso degli anni precedenti non hanno favorito la crescita del calcio giovanile molisano. Noi speriamo che questo Campobasso possa avere continuità e possa dare anche la possibilità a giovani molisani di vestire la casacca del Campobasso in futuro. Si fa lavorando seriamente come i nostri tecnici stanno facendo, e si è investito molto su
sugli allenatori per questa stagione e dando la possibilità di confrontarsi con realtà più importanti. È normale che serve stabilità, noi speriamo che il Campobasso questa stabilità la possa avere e vogliamo farlo sia al maschile, dove sono già dei discorsi interessanti in atto, e sia al femminile. Questo, e ci tengo a dirlo, sempre in armonia con il territorio, con le altre società del territorio. Noi vogliamo che il Campobasso possa essere visto come lo sbocco, ma anche come la società di tutti. Quindi faremo delle attività come Campobasso, ma vogliamo che anche tutte le realtà storiche di questo territorio, non solo della città di Campobasso, continuino anche con l'aiuto della nostra società a portare avanti le proprie attività, perché sono fondamentali, sono funzionali allo sviluppo del calcio molisano. Quindi che sia tutto in armonia con il Campobasso traino, non a caso diciamo sempre una squadra, una regione, ma con tutte le altre realtà che possano esprimersi e che possano vedere nel Campobasso un fine, ma anche e soprattutto una società amica. Questa è la politica che noi stiamo portando avanti già da qualche stagione. Noi lo scorso anno abbiamo collaborato direttamente con la Juvenes, ma ci è piaciuto ospitare allo stadio anche tutte le altre scuole calcio, e questo è quello che vogliamo far capire. Lo stadio che oggi si chiama Antonio Molinari è la casa di tutti i molisani, di tutti gli appassionati di sport del Molise. Bene, abbiamo fatto un grosso in bocca al lupo a Leonardo Brenci, lo facciamo anche a Giovanni Piccirilli. Sperando che possa batterlo, esatto, all'esordio in campionato. Che ha fatto tanto bene durante la pool, lo scudetto, lo ricordiamo, quindi grande Giovanni Piccirilli, davvero. Il lavoro di Giovanni e del suo staff, perché staff, Giovanni sì, è stato un grande allenatore, ma è soprattutto uno dei perni del nostro progetto, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche il suo staff lo scorso anno, sia nella prima fase, quindi di supporto a mister Pergolizzi, che nella seconda fase, quando è stato portato lo scudetto a Campobasso, ha svolto un ottimo lavoro. E a lui, a questo staff, sono stati affiancati anche nelle categorie 17 e 15 degli staff di livello. È chiaro che nel calcio giovanile ci vuole tempo, però noi speriamo che il tempo possa essere dalla nostra parte. Benissimo, io ringrazio Luca Cappelletti, in bocca al lupo per l'esordio del Baranello, e facciamo un grande in bocca al lupo a tutte le società di eccellenza di promozione e poi anche delle altre categorie. E un plauso a Piero Di Cristinzi, perché non è semplice ogni anno allestire tutti i campionati regionali. Grazie a Lino Camarchioli, grazie Lino, grazie anche per gli spunti. Grazie. Che hai dato, e ovviamente Mario ti ha risposto in io ho preso nota, impeccabile. Questo... Certo, grazie a Mario Colalillo, in bocca al lupo, buon lavoro. Voi partite con la squadra sabato, quindi si parte anche questa volta il giorno prima verso la Toscana. E facciamo un grosso in bocca al lupo anche al Termoli e all'Isernia San Leucio, e vediamo un piccolo speciale curato da Antonio Di Franco, dal collega Antonio Di Franco. Ieri c'è stata la presentazione della squadra biancoceleste, dunque un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre molisane. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ore 21, canale 17 del Digitale Terrestre Teleregione. Presidente Traisci, allora si apre finalmente questa stagione, ci sono avuti anni per arrivare a questo risultato e inaugurare una stagione di Serie D. Come si sente in questo momento? Ma io sono molto felice, perché poi alla fine è stata un'impresa l'anno scorso, e quest'anno è una nuova avventura, quindi stiamo cercando di fare una squadra, anzi in realtà siamo quasi al completo, ora vediamo, però secondo me la squadra è competitiva e sicuramente darà soddisfazione ai tifosi. Ci si dà degli obiettivi a inizio stagione, lei dice che la squadra è competitiva, cosa le piacerebbe vedere a fine campionato? In che posizione è l'Isernia? Ma no, io non posso fare promesse, abbiamo un girone di ferro, credo che tutti sanno che è il girone più complicato della Serie D, questo, con corazzate come Ancona, che sarà la prima partita con cui che faremo, l'Aquila, Teramo, le altre marchigiane, riuscire a fare un campionato buono, senza sofferenza per i tifosi, sarà il nostro impegno. Raimondo Fabrizio, oggi in veste di dirigente dell'Isernia, che prospettive ci sono?
Di là, le premesse, come ha detto il Presidente, ci sono tutte per fare un buon campionato. Chiaramente non è che prendiamo in giro i tifosi oppure a noi stessi. La nostra promessa è di mettercela tutta e di fare un campionato tranquillo, sperando di raggiungere al più presto una salvezza più che meritata, sia dalla società che ha fatto parecchi sforzi. Qua colgo l'occasione per ringraziare il Presidente, che assolutamente è uno che lavora dalla mattina alla sera per la nostra città e per la nostra squadra, per dare lustro soprattutto in questo periodo di decadenza alla nostra città, che una Serie D, come ha detto prima il Presidente, che una Serie D, ma è più una Lega Pro che un girone Lega Pro. Se vediamo le squadre blasonate che ci sono, chiediamo solamente ai tifosi di starci vicino, affronteremo le partite con la massima disponibilità da parte dei giocatori, e sicuramente faremo un ottimo campionato, come ho già detto prima. La prima vittoria sarà quella di giocare finalmente alle Piane, almeno così dovrebbe essere. Sì, oggi c'è stato un sopralluogo con l'amministrazione, e pare che la prima di campionato, il 15 con il Castelfidardo, se non erro, sarà presso lo stadio Le Piane di Isernia, quindi l'Ancelotta di Isernia. Quindi spero che i tifosi vengano in massa e per tifare i nostri colori, come hanno sempre fatto, ma faranno sicuramente di più rispetto agli anni precedenti, che ci hanno visto emigrare in altri paesi limitrofi. Presidente, in bocca al lupo. Crepi o viva, a seconda del sentimento animalista. Io sono più animalista e dico viva. Mister Farrocco, allora, si inaugura finalmente questa stagione, nuova avventura, Serie D. Come sta andando innanzitutto la preparazione per la prima di campionato, che sarà un po' la partita che attendevano tutti in questa stagione e si presenta proprio la prima giornata? Sì, è andata bene la preparazione. Abbiamo rotto il ghiaccio col Teramo, adesso ci accingiamo ad affrontare una delle squadre che, diciamo, ha un certo blasone e sicuramente farà un campionato di vertice, perché non si può permettere, diciamo, di essere una comparsa in questa categoria. Però noi cercheremo di fare la nostra partita, di giocare e rendere cara la pelle, e poi vedremo il campo cosa dirà. È soddisfatto del materiale umano che le è stato messo a disposizione dalla società? Sì, diciamo che i ragazzi stanno rispondendo bene, si sono allenati bene, poi chiaramente c'è sempre un po' di, all'inizio del campionato bisogna capire i livelli anche degli altri, quindi c'è sempre un po' di curiosità nel capire il livello nostro, però se devo, diciamo, a bocce ferme, così sono contento. L'obiettivo? L'obiettivo è salvarsi e poi anche giocare bene. Thomas Bainotto e Facundo Cascio, due dei principali protagonisti della vittoria dello scorso anno. Come vi sembra questo inizio di stagione? Bainotto. Niente, stiamo lavorando tanto per iniziare della migliore maniera. Il partito di Coppa penso che abbiamo stato bene, ancora manca lavorare. Niente, siamo una squadra giovane e poi tocca anche godere, perché questo lo abbiamo guadagnato noi. Contento di essere rimasto a Isernia per proseguire questo progetto? Sì, sono anche contento di aver rimasto, anche perché è rimasto lo staff e già conosco la città, la gente, mi piace stare qua. Facundo Cascio, per molti sei stato un po' il trascinatore dello scorso anno. Che ti aspetti da questo campionato di Serie D? No, mi aspetto un campionato duro, difficile, però anche importante a livello di squadra, a livello personale, per ognuno di noi penso che sia una possibilità importante. Quindi niente, dobbiamo fare bene, dobbiamo lavorare come lo stiamo facendo e niente. Che indicazioni hai avuto da questo precampionato? No, so che ci troveremo con squadre importanti, campi importanti, con storia, con la gente, quindi niente, dobbiamo pensare solo a noi, a lavorare, dobbiamo fare un bel gruppo, che ormai lo abbiamo fatto. E vivere ogni partita come se fosse l'ultima. I tifosi si aspettano molto da voi dopo le vostre performance dello scorso anno. Bainotto, qual è il tuo obiettivo personale? Ovviamente prima di tutto portare con l'equipo e poi fare gol come tutti gli attaccanti. Varela, uno dei volti nuovi dell'Isernia di quest'anno, presentati un po' ai tifosi. Ciao, buonasera a tutti, mio nome è Ignazio Varela, sono attaccante. Ho 34 anni, quindi sono contento di stare qua in Isernia. Perché questa scelta di Isernia quest'anno? Mi hanno convinto dalla prima chiamata, i dirigenti e il presidente mi hanno accolto benissimo, il mister, e quindi io ho la famiglia, abbiamo
parlato insieme, quindi abbiamo preso questo impegno che è molto importante. Che ambiente hai trovato in questa prima fase della stagione? Bene, ho trovato gente molto predisposta al lavoro e quindi quella è la prima cosa per fare una grandissima stagione. Tu che hai disputato diversi campionati anche di categoria superiore, come vedi questa squadra? Secondo te cosa si potrebbe fare di più, se manca qualcosa e dove si può arrivare soprattutto? Ho visto una squadra giovane che ha tanta voglia, e molta voglia di lavorare, di migliorare. E questo adesso comincia il campionato domenica, quindi penso che stiamo bene. Sai, si deve andare partita dopo partita, le favorite sicuramente tutti lo sapremo, però nel calcio non è niente scontato. Due dei nuovi acquisti dell'Isernia, Perrone e Mema. Perrone dall'Avellino, anche con una presenza in Serie A, questa chicca che ti porti dietro. Come hai trovato Isernia, che ti sembra questo primo approccio? È una bellissima città, mi sto trovando abbastanza bene, c'è anche molto calore dei tifosi, abbastanza bene. Che ti sembra della squadra, soprattutto dopo questa prima fase di precampionato? Sì, siamo una squadra abbastanza unita, dovremmo puntare su questo e sul lavoro di squadra. Si dice che è una squadra giovane, però ci sono anche elementi esperti molto validi. Che tipo di obiettivo può avere l'Isernia? Una salvezza tranquilla o anche qualcosina in più? Beh, un girone è molto difficile, però noi puntiamo a salvarci il prima possibile. Poi se casomai riusciamo a fare di più, è un di più. Mema, dall'Alto Casertano, insomma, ti sei visto questo duello dello scorso anno tra l'Isernia e voi, vinto poi dall'Isernia, ti sei ritrovato con questa maglia, com'è? Sì. No, sono molto felice di aver ricevuto la chiamata del mister. Mi hanno detto che già mi avevano visto dall'inizio, sono molto contento di essere qui e darò tutto per questa maglia. Quali sono i tuoi obiettivi personali a Isernia? Il mio obiettivo è sempre di fare bene e di mettercela tutta come ho sempre fatto. Con i tuoi nuovi compagni come ti sei trovato? No, mi sto trovando molto bene, sono tutti ragazzi giovani, subito ci siamo uniti e quindi sto benissimo. Sindaco Castradaro, allora, prima presenza ufficiale da sindaco in Serie D, che presupposti ci sono per quest'annata, prima di tutto calcistici e poi per tutto quello che è il contorno che ruota intorno alla squadra di calcio? Lo vedremo presto, il campionato inizia nei prossimi giorni, poi due partite in casa e questa è una cosa bella. Speriamo che la città partecipi, è importante che tutti vadano allo stadio, soprattutto le famiglie e i ragazzi, perché è un momento di comunità, di sostegno verso la squadra, ne ha bisogno. E quindi il mio invito è veramente a tutti di poter partecipare alle partite casalinghe, perché è veramente importante sostenerla ed è un momento in cui tutti ci ritroviamo insieme attorno a una squadra che giustamente, con i sacrifici che ha fatto il presidente e la società, è arrivata in Serie D, quindi un sostegno grande a loro. Partite casalinghe che, a scanso di equivoci, si giocheranno allo stadio di Contrada alle Piane. I lavori sono in corso, facciamo anche un po' il punto della situazione per tranquillizzare un po' tutto. Sì, allora, per le prime due partite non saremo proprio al 100%, perché durante i lavori abbiamo scoperto che alcune cose non erano state fatte per niente bene quando lo stadio è stato realizzato, in particolare il drenaggio, che però è terminato, quindi qualche rifinitura successiva alle due partite casalinghe ci sarà. Però diciamo tutto pronto per farle disputare nel miglior modo possibile. Ci sono stati degli inconvenienti, ma ecco, nello stacco che ci sarà nelle due settimane successive verrà tutto chiarito, messo a posto per come deve essere. Verranno anche ripristinati i posti per gli ospiti, che sono importanti soprattutto per la squadra, per ricevere gli ospiti e quindi avere un introito in più. In più tutti i lavori di sistemazione degli spogliatoi che ci hanno chiesto giustamente e che devono essere fatti e che saranno fatti però in tempo. Il sindaco lo troveremo presente a tutte le partite casalinghe? Ma sicuramente alla maggior parte di queste, spero di poter andare anche a qualcuna in trasferta, però alla maggior parte delle partite casalinghe ci sarò, come giusto che sia.